Quante volte in palestra c'è una goccia di sudore e l'altra vi siete domandati come abbia fatto il belloccio tutto muscoli accanto a voi a mettere su tutto quel popò di massa? Ebbene, le cellule normali si pongono la stessa domanda all'incontro del belloccio di turno, un tumore. Infatti, esattamente come un malato di sport, un tumore ha un obiettivo ben preciso: mettere su massa, che nel suo caso significa produrre un'enorme quantità di macromolecole per costruire un'enorme quantità di nuove cellule e aumentare le sue dimensioni. Ma il successo di tutta questa insana imponenza, al di là di un certo contributo genetico, risiede nella pianificazione di un estenuante programma di allenamento e, per poterlo sostenere, di una rigidissima dieta da seguire. Il programma di allenamento del tumore si basa su tre esercizi estenuanti fondamentali: il potenziamento del consumo di glucosio, il recupero dell'energia con l'aminoacido glutammina e infine l'iperproduzione di grassi. Il primo esercizio, il potenziamento del consumo di glucosio, è di fondamentale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo massa. Infatti, esso prevede di convertire il glucosio, il nutriente prediletto della dieta del nostro belloccio, in una serie di altri nutrienti, la maggior parte dei quali può essere usata per aumentare la biomassa. Siccome questo esercizio è di breve durata, il tumore è in grado di ripeterlo più e più volte in successione, ma naturalmente questo richiede di aumentare in maniera eccessiva l'apporto giornaliero di glucosio rispetto alle altre cellule normali. Chiaramente, accanto a tutto questo sforzo fisico, è necessario compensare con un esercizio di defaticamento. Si tratta del recupero dell'energia consumando l'aminoacido glutammina. Infatti, la glutammina è il secondo nutriente fondamentale della dieta del tumore. Grazie al suo consumo è possibile rigenerare tutta l'energia precedentemente spesa e quindi sostenere l'intero programma di allenamento. Ed infine, il tumore, facendo affidamento principalmente alla sua predisposizione genetica, esegue un terzo ed ultimo esercizio: l'iperproduzione di grassi. Ma la produzione di grassi non compromette tutto quello che è stato fatto in precedenza. Al contrario, i grassi servono per costruire membrane cellulari, servono per aumentare la segnalazione tra le cellule. Quindi questo permette di aumentare il numero di cellule e ancora la massa. Ecco quindi che un malato di sport e un tumore non sono così diversi nell'impegno che mettono per raggiungere il loro comune obiettivo, l'aumento di massa. Entrambi seguono una dieta molto rigida, entrambi un estenuante programma di allenamento. Ma c'è una sostanziale differenza. Mentre la vanità, che molto spesso caratterizza il malato di sport, non danneggia nessun altro e può essere facilmente spenta, non è sempre possibile dire lo stesso del belloccio tutto muscoli che ha deciso di frequentare la palestra del nostro corpo.